Antonio De Caprio, il 22 dicembre ci sarà un convegno per discutere di un bene del nostro territorio. Il fiume, la Regione Calabria, stabilisce questo termine di confronto, discussione con gli amministratori, ponendo all'attenzione di tutti, degli attori istituzionali e non i contratti di fiume. La sua amministrazione è presente come. Sì, l'amministrazione è presente, abbiamo seguito tutta la fase insieme alla struttura dell'assessore Rossi, alla quale va il plauso per le metodologie utilizzate, in quanto il contratto di fiume che deriverà dal versante dell'Ao e che abbraccia quindi sia la regione Calabria che la regione Basilicata è un contratto complesso. Noi in questa prima fase abbiamo aderito, abbiamo approvato il documento di intenti predisposto dalla Regione Calabria, però per il resto diciamo che i vari passaggi ancora hanno bisogno di ulteriori chiarimenti. Per il momento i comuni interessati sono Orso Marzo, Scalea, Santa Domenica, Papa Sidero, Laino Borgo e Laino Castello. Successivamente verrà anche inserito quindi il versante lucano e i comuni che rientrano nel bacino idrografico dell'Ao. Il fiume rappresenta uno strumento importante di pianificazione, di negoziazione, quindi uno strumento di governance territoriale ormai indispensabile, di cui ampiamente si è discusso nei tempi recenti e infatti i comuni ne hanno immenso bisogno. Speriamo che sia la volta buona per far decollare questo strumento. La Calabria è in prima linea, l'assessore Rossi lo sta seguendo anche dalla cabina di regia nazionale, per cui siamo fiduciosi nel risultato finale.